Lei è Lisa Vitozzi, sappadina, classe 1994. Bronzo olimpico a Pyeongchang 2018 e reduce da un 2019 da favola. Protagonista della cosiddetta Italia dei sogni del biathlon, Lisa ha chiuso la passata stagione aggiudicandosi la Coppa del Mondo di individuale, un argento mondiale, due successi di tappa in Coppa del Mondo con una storica doppietta sprint in seguimento a Oberhof in Germania, chiudendo la stagione al secondo posto della classifica generale a poche lunghezze dall'amica Dorothea Wierer. Numeri da capogiro per l'atleta azzurra, che si è inevitabilmente ritagliata di diritto un posto tra le protagoniste della stagione appena iniziata con l'opening di Coppa del Mondo a Östersund in Svezia. Abbiamo incontrato Lisa Livigno per fare un primo bilancio della sua preparazione estiva e scoprire le sue aspettative per la nuova stagione, che vedrà l'Italia protagonista anche grazie ai mondiali, in programma ad Anterselva nel 2020. L'estate è andata molto bene dal punto di vista di performance. Sono molto contenta di aver alzato il mio livello, penso che rispetto all'anno scorso un po' in più c'è. Io non sono al top della condizione, ma è giusto che sia così. Penso che ci vogliano ancora un po' di gare per entrare nel ritmo gare, e quindi comunque è stato un buon passo per me e sono soddisfatta. Da nessuna parte c'è così tanta neve come qui, e avevo fatto il passo e c'era talmente tanta neve che mi sono quasi spaventata. È bello perché adesso posso prendere e andare a farmi una sciata con 20 km di piste battute, e per un atleta è sempre bello. I problemi ai tendini sono sempre molto delicati, e quindi l'anno scorso ho avuto molti problemi, non sono riuscita a correre per niente, cioè avrò fatto forse un'ora. Quest'anno poco di più, perché sento ancora che non è al 100% la mia gamba sinistra, e quindi è tutto un po' limitato. Appena sono un po' più affaticata di gambe, si fa subito sentire il tendine. Non ho voluto sforzare su una cosa che non è ancora guarita al 100%, però non mi ha ostacolato, perché ci sono tanti mezzi di allenamento che posso utilizzare per allenarmi. Ovviamente io ci tengo a partire bene fin da subito, quindi già con le prime gare. E poi sono una che piace essere costante, quindi cercherò quello, la continuità. Una cosa tira l'altra, se alla fine se sei costante riesci a mantenere un livello alto, alla fine sei sempre lì tra i primi che ti giochi qualcosa. Poi ovviamente dipenderà da come andrà tutta la stagione, se riuscirò a fare quello che ho in mente di fare. Dipende un po' dove si spostano gli obiettivi, però guardo sempre con occhio di riguardo la Coppa del Mondo. Cara Lisa, a noi non resta altro che farti il nostro più grande in bocca al lupo. Speriamo di poterti incontrare nuovamente e ancora una volta da campionessa.